68, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo ora agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Prego, sottosegretario Migliore. Grazie. Matarrelli. Grazie, signora Presidente. Il numero 1, Matarrelli, è contrario in quanto superato dal testo appena approvato. 2, Marzano. 2, Marzano, accolto. 3, Invernizzi, Molteni, accolto con riformulazione. Sì. Nella parte impegnativa, dopo la parola adottare, inseriremmo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Va bene. 4, Borghesi. 4, Borghesi, Molteni, contrario. 5, Busin. 5, Busin, Molteni, contrario. 6, Guidesi. 6, Guidesi, Molteni, contrario. 7, Molteni. Anche qui proponiamo una riformulazione. Nella parte impegnativa, dopo la parola magistrati, cambiare le ultime tre righe con la seguente riformulazione. In relazione al numero di procedimenti pendenti davanti alla Suprema Corte, alla durata media degli stessi e alle misure organizzative da adottare al fine di assicurare la ragionevole durata del ricorso in Cassazione. Grazie. Questo per l'onorevole Molteni. 8, Marotta. 8, Marotta. Anche in questo caso proponiamo una riformulazione. La parte impegnativa dovrebbe cominciare così: impegna il Governo ad assicurare la pronta copertura delle vacanze presenti nel ruolo organico della magistratura, e poi continua nel rispetto dei vincoli, eccetera. Quindi cancellare da ad implementare fino a pianta organica e sostituirlo con la riformulazione. Non so se vuole che lo rilegga. Okay. No. Poi sentiamo i proponenti, se okay. Comunque li sto guardando, sono tutti presenti coloro che hanno. 9, Mucci. 9, Mucci, Prodani, contrario. 10, Coppola. 10, Coppola e altri, contrario. Accolto, scusi. Favorevole, accolto. Quindi, ok. 11, Iannuzzi, Tino. 11, Iannuzzi, accolto. Scusi, okay. Forse c'è una riformulazione. Sì, c'è una riformulazione che è la seguente. Nella parte impegnativa, eliminare dopo avvocatura anche al di là delle ipotesi già procedimentalizzate nel decreto legge. Questa parte è soppressa. Andrebbe nella riformulazione. Okay. Poi sentiamo i proponenti. 12, Boccadutri. 12, Boccadutri, accolto. Favorevole. 13, Crimi. Crimi, contrario. Ok, allora passiamo a questo punto ai voti. A meno di richieste dei proponenti di non passare al voto, io quelli che hanno un parere contrario li metto in votazione, ok? Prego i colleghi di prendere posto, perché è il primo voto e così non aspettiamo che tutti arrivino. Stiamo per votare l'ordine del giorno numero 1, Matarrelli, su cui c'è un parere contrario del Governo. È aperta la votazione. Murer.
che stanno a fare? Sono 20 minuti. Colleghi, veloci, perché i 20 minuti servirebbero anche per prendere la tessera. Di Salvo, Bonaccorsi.